Dalle belle città date al nemico, fuggimmo un dì su per gli aridi. Pregno, 11 marzo, ore 21:30. Non ho fatto niente, io non ho paura. Resta in camera con Anna, la moglie, al 7° mese di gravidanza, che aspetta il loro bambino. Il primo è morto. Resta, per amore, per proteggerli. Aveva avvisato la sera prima l'amico Massi. Fanno una rappresaglia senz'altro e non perdonano. Io e Belleri siamo d'accordo ad andare alle basse da un compagno per schivare questa notte non tanto bella. E lui, che si era dimesso dall'arma nel vederla trasformata in uno strumento asservito alla violenza fascista, che si era esposto a tal punto da essere sorvegliato speciale per essere ritenuto uno dei leader che congiuravano per pianificare il collasso del regime, lui resta a fianco della sua Anna e non ascolta neanche il Bendotti, che ora gli propone di nascondersi in uno dei bottali di legno utilizzati per la concia delle pelli. Non passa molto che una decina di fascisti irrompono al primo piano del palazzo, nella camera dove sono Modestino e Anna Guaschino. Prendono lui di petto e lo strattonano per portarlo via. Il giovane indossa il soprabito chiaro, quasi quel gesto consueto gli fosse garanzia di ritorno. Anna lo abbraccia forte alle spalle implorando pietà, ma un milite fascista la scaraventa via con violenza. Sarà così che la donna inchioderà Giovanni Tancredi al processo di Bologna del 1948. Tu sei proprio quello che mi ha puntato il mitra e mi ha gettato a terra. I brigatisti neri spintonano Modestino nel corridoio, lo buttano a terra, lo afferrano per i piedi e lo trascinano giù per i 18 gradini di pietra. E poi in strada, lasciatemi, io non ho fatto niente. Ma le parole si perdono nelle ombre di quel manipolo di uomini neri, appena illuminate dalla fioca luce della stazione del tram. E arrivano al covo del fascio, a Villa, dove i capi delle SS villane e dei comandanti della Brigata Nera, tra cui Sorlini e Cavagnis, hanno deciso le modalità della cattura, della tortura e dell'esecuzione sia di Armando Lottieri, sia di Modestino Guaschino. La sentenza della Corte d'Assise di Bologna chiarirà: altra vittima occorreva immolare e aveva provveduto il Castellini a indicarla nella persona dell'ex brigadiere dei carabinieri Guaschino Modestino. 11 marzo, ore 23. Entra in scena Sorlini a fare da maestra di cerimonia. È lui a dirigere il massacro. È perquisito, interrogato, minacciato, accusato, umiliato, ma il giovane carabiniere tale è rimasto nell'animo, che non ha giurato fedeltà a chi comanda con la violenza e con le stragi, che lo combatte per intima convinzione, essendo parte attiva del CLN clandestino di Villa Carcina, resiste. Vogliono dei nomi, ma lui tace, e allora lo seviziano, sadici. Mozziconi di sigaretta spenti nella sua carne, dita spezzate, unghie strappate, piedi bruciati. Ma non esce un nome dalla sua bocca e l'odio sale contro quel rappresentante della legge, passato ai ribelli, e con l'odio il rancore e la violenza. Prende il via l'ultimo atto del macabro spettacolo. Lo spingono a spintoni e a calci verso il luogo dell'esecuzione, i polsi incatenati, lo bastonano con i mitra quando tiene alta la testa. In una danza di morte, auto e moto lo accerchiano e lo accecano. Il dolore e lo sfinimento sono al massimo, le forze abbandonano Modestino. Chiede tregua, basta, basta! Ma la sua sofferenza non scalfisce l'anima nera degli aguzzini, al contrario la sollecita. Uno estrae il coltello e lo evira. Un violentissimo colpo col calcio di un mitra gli spacca il cranio ed interrompe il suo lancinante grido di dolore. Anna l'aveva capito. Non vedrò più mio marito,
non vedrò più mio marito. Aveva ripetuto disperata e insonne tutta la notte, con la voce rotta dal pianto. Lunedì 12 marzo. È quasi luna di notte. E non ucciderlo, fallo patire ancora, aveva gridato uno dei giovani aguzzini. E ora spara su quel colpo straziato colpi di mitra alle braccia, al petto, alle gambe. L'ultimo colpo è alla nuca e pone fine all'agonia. E lo lasciano sul terreno come un cane randagio perché tutti lo vedano e temano. Mentre vanno a comprare il pane, di mattina presto, vedono quel corpo. Le due ragazze si avvicinano, lo riconoscono, notano i bossoli. Così si sparge in paese la notizia della sua morte. La gente accorre, addolorata. Anna è in giro a chiedere notizie, ma i fascisti non gliele danno. Appena fuori dal palazzo del fascio, intuisce la sorte del marito dagli sguardi commiserevoli di chi la guarda. La portano da lui, il corpo giace tra l'erba e la polvere e porta chiari i segni del martirio. Urla, nominando i mandanti di quell'assassinio, e poi crolla. Coprono il cadavere e i militi delle Brigate Nere lo trasferiscono nella sala mortuaria del cimitero di Carcina, tenendo alla larga la gente. Una donna impietosita si fa avanti e con coraggio tiene di lavare e comporre la salma. La gente, accorsa per porgergli l'ultimo saluto, è tenuta lontana e anche Anna è là fuori, allontanata come gli altri. Il 14 marzo, celebrato il funerale, il corpo viene seppellito in una fossa, in un angolo appartato del cimitero senza croce. Sul tumulo di terra un semplice cartello di identificazione. Modestino Guaschino di Avellino. Le persone del paese ricordano ancora con tenerezza infinita una sagoma nera e tutti i giorni si recava al cimitero. Inginocchiata sui bossoli che gliel'avevano ucciso, Anna piangeva davanti a quel tumulo di terra la morte del suo bel ragazzo di Avellino. Alla memoria del brigadiere Modestino Guaschino sono state dedicate due vie pubbliche. La prima a Villa Carcina, in occasione del 50° anniversario della sua morte. La seconda nella città natale di Avellino. In seguito a Villa Carcina, nell'omonima via è stata posta una targa a ricordo del luogo dell'assassinio.